La nostra scuola ha un problema ancora poco riconosciuto. Oggi insegnanti e ragazzi appartengono a mondi diversi. Nel bene e nel male, infatti, pensano e comunicano in due modi diversi. Gli insegnanti sono cresciuti in un mondo in cui la cultura e la sua trasmissione erano dominate dai libri. Hanno studiato in una scuola in cui l'insegnante spiegava le stesse cose che aveva ascoltato a scuola e poi all'università. E loro dovevano impararle così com'erano. Era una società in cui le conoscenze necessarie erano molte meno e cambiavano molto lentamente, e in cui quasi tutti i lavori, non solo quelli manuali, erano solo esecutivi. Così oggi il loro modo di insegnare non è poi molto diverso da quello che li ha formati. I loro studenti, però, appartengono alla prima generazione cresciuta insieme alle nuove tecnologie digitali. Usano computer, videogiochi, telefonini e internet con una disinvoltura sconosciuta a chi è nato prima della rivoluzione del digitale. Sono i cosiddetti nativi digitali, i primi che pensano, apprendono e comunicano in maniera diversa dai fratelli maggiori. Fra le famiglie italiane con almeno un minorenne, 8 su 10 possiedono un computer e 7 su 10 anche una connessione internet. È infatti proprio a casa che si formano i nativi digitali. I nativi digitali fanno i compiti scambiando messaggi con i compagni, parlando su Skype, seguendo gli amici su Facebook. È il cosiddetto multitasking. Anziché eseguire un compito cognitivo alla volta, fanno più cose contemporaneamente. L'uso dell'attenzione è cambiato. Sono abituati a informarsi molto più spesso sulla rete che sui libri e ad affidarsi molto meno alla propria memoria. Imparano a fare le cose per tentativi, piuttosto che seguendo delle istruzioni, quindi in modo meno lineare o sistematico. Anziché limitarsi ad assorbire informazioni dai libri o dalla televisione, scelgono contenuti digitali che trovano in rete, li mescolano e reinterpretano, producendo contenuti originali e personalizzati. Spesso tutto questo si fa in gruppo, a distanza, condividendo i contenuti e aiutandosi in una collaborazione fra pari. La conoscenza è quindi distribuita e anche l'intelligenza tende ad essere collettiva, oltre che individuale. In altre parole, sono ragazzi abituati a imparare facendo e dall'esperienza a usare le tecnologie con cui sono cresciuti. E si aspettano di fare le stesse cose anche a scuola. All'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi stanno cercando di accontentarli. Qui i ragazzi lavorano direttamente su un computer e l'insegnante ha una lavagna interattiva multimediale collegata in rete. Non si tratta solo di sostituire la carta con lo schermo, ma di avere la possibilità di lavorare tutti insieme grazie a software collaborativi. Non solo nelle classi, dunque, ma anche con altre classi o da casa. Il libro c'è ancora, naturalmente, ma per capire molti argomenti si usano anche video, animazioni o risorse trovate in rete. In questo modo i ragazzi imparano a conoscere vantaggi e svantaggi dei vari media. In questo tipo di scuola l'insegnante non si limita a trasmettere delle conoscenze. Deve infatti anche guidare i ragazzi a impadronirsi degli strumenti mentali necessari. Nel nuovo ambiente digitale, infatti, i ragazzi devono fare delle ricerche precise, interpretare e valutare quello che trovano e poi rielaborarlo in vista di scopi prestabiliti. Un racconto, una relazione scritta o multimediale, una presentazione. L'insegnante fa da filtro fra i ragazzi e la rete, aiutandoli a cercare e a selezionare le fonti per difendersi dall'informazione eccessiva e da quella cattiva, che non è mai stata così abbondante come oggi. Li accompagna, li stimola, li invita a riflettere. Il suo difficile compito è far loro capire anche in un mondo digitalizzato, apparentemente così facile e allettante, perché studiare e come ragionare in modo critico. Ma deve anche assicurarsi che i ragazzi sappiano conservare quanto di meglio il mondo del libro ci ha regalato, come la capacità di attenzione prolungata o quella di costruire o seguire ragionamenti complessi. Questo grande cambiamento dalla scuola tradizionale a quella digitale è insomma una sfida formidabile, ma è anche una straordinaria opportunità.
Questo modo di utilizzare le tecnologie in maniera creativa, in maniera flessibile, il fatto di usare le tecnologie per lavorare in gruppo, la rete obbliga a lavorare in gruppo e a lavorare in team, offrirà ai ragazzi grandi opportunità anche per l'ingresso nel mondo del lavoro. Oggi esiste un gap tra scuola e mondo del lavoro. Il mondo del lavoro nella società informazionale è completamente digitalizzato, la spina dorsale, il sistema nervoso delle imprese oggi è costituito da internet. Se i ragazzi impareranno a scuola ad utilizzare questi strumenti avranno grandi possibilità per entrare in maniera più efficace all'interno del mondo del lavoro. Il computer non è una macchina per insegnare, ma solo uno strumento. Anche al centro della scuola digitale resterà infatti il bravo insegnante, perché solo una persona può comprendere il ragazzo che ha di fronte e trovare la strada alla sua mente, quindi alla sua volontà di scoprire cose nuove e alla sua voglia di dare e di essere di più. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce.